Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del dottor Federico Messina, specialista in obesità. Ho problemi legati all'obesità. Centro tecnico? Sì, chirurgia dell'obesità. Chirurgia dell'obesità. A proposito di chirurgia dell'obesità, in questi tempi moderni, la prima domanda che dovrei fare è: lei conosce il body shaming? Certo, assolutamente. Che cos'è il body shaming? È una forma di discriminazione delle persone basata sul loro aspetto fisico. Secondo lei, se una persona, visto che questo body shaming è stato molto sdoganato, vuole rimanere formosa o curvi, ha il diritto di rimanere formosa o curvi? Assolutamente sì, deve però tenere in considerazione che nel momento in cui ci troviamo di fronte a una patologia, l'obesità, parliamo appunto di una vera e propria malattia e questo può comportare dei gravi problemi di salute. Qual è il limite del body shaming legato all'obesità? Cioè, qual è il limite dello scherzo tra o del gioco o della cattiveria o degli haters che attaccano una persona obesa o che attaccano una persona, diciamo, curvi, diciamo, formosa? Ma diciamo che l'attacco indiscriminato in base alle caratteristiche fisiche è comunque sempre un elemento che è destruente per la psiche di tutti i soggetti. In particolare nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'obesità patologica, quindi diciamo così, noi come chirurghi prendiamo in considerazione il BMI, che è un punteggio dato dal rapporto tra peso e altezza. Allora lì ci troviamo di fronte ad una condizione patologica vera e propria, per cui il paziente in quel caso diventa vero e proprio paziente, deve incominciare a approcciarsi a quello che è un problema di salute. Allora, io per definizione, per tutto quello che ho rappresentato sempre in questo momento, in questo mondo, sono politicamente scorretto e controcorrente. È di poco tempo fa una notizia, l'immagine di Cristiano Ronaldo che prende una Coca-Cola, la leva e critica il figlio perché beve Coca-Cola e mangia patatine, è quello che fanno tutti i giovani ragazzi. Però ha una mentalità sportiva e ha una mentalità estetica che è uguale alla mia. Quindi bisogna anche prevenire soltanto un inizio di obesità non legato a una malattia. Quindi diciamo che il body shaming è anche cercato, cioè chi critica potrebbe anche pensare oppure dire, che è la verità, che il grasso non solo non è bello, ma non è neanche salutare. Assolutamente, questo è vero, il grasso non è salutare. E non Dall'altra è bello, parte, e non è non è bello. bello, diciamo che i canoni estetici che ci offre la società moderna sono quelli di un'immagine molto spesso legata alle copertine delle riviste, le copertine patinate, anche se ovviamente ci sono, diciamo così, delle vie di mezzo tra quello che ci propone il modello sociale e nel momento in cui ci troviamo. Nel momento in cui una espone il suo corpo perché gli piace essere in quel modo e noi lo critichiamo, criticandolo non facciamo anche un'opera di istruzione, perché devo dire sì, io sto bene così, ma poi nell'età potrebbe essere un problema. Sì, direi che comunque è un processo che spesso comincia con l'adolescenza, dove c'è un rapporto, soprattutto nelle ragazze, nelle giovani ragazze, piuttosto conflittuale con la propria immagine, che non sia neanche un'immagine definita del proprio sé. Questo si può ripercuotere anche con delle gravi conseguenze crescendo e andando più avanti con l'età adulta. L'obesità invece è completamente un altro fenomeno. Sì, ci troviamo di fronte ad una vera e propria malattia. È ben diverso parlare di aspetto estetico, è quello che giustamente dicevi tu. Poi io so che tu sei sicuramente molto politicamente scorretto in generale quando affronti le varie tematiche e da un certo punto di vista capisco la tua provocazione. Dall'altra parte è giusto che e di differenziare il fatto che uno possa sentirsi bene con la propria immagine, anche se questa va oltre i canoni che ci offrono le riviste patinate, ben diverso è nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una vera e propria patologia, una malattia che è quella dell'obesità. Ok, tu curi l'obesità. Ok, Sì. come la curi l'obesità? I pazienti che arrivano da me hanno un problema di obesità patologica, per cui hanno già provato tanti rimedi. Sicuramente tante diete e molto spesso si trovano davanti a dei fallimenti.
tanti fallimenti. È dovuto da una natura o dei problemi di ormoni o altri problemi genetici, o è dovuto perché hanno incominciato a mangiare e non si sono più fermati? Una sorta di bulimia congenita. Diciamo che ci troviamo di fronte a un rapporto molto conflittuale con il cibo, per cui ecco, ci sono delle situazioni anche psicologiche che hanno segnato la vita di questi soggetti, che possono essere le più disparate, da problematiche familiari, un problema di lavorativo, un problema familiare, i divorzi, preoccupazioni varie, per cui si scaricano delle preoccupazioni, delle problematiche, dei conflitti interni sul cibo. Come lo curi? Come curi l'obesità? Nel momento in cui il paziente arriva da me, immagino sia dal punto medico che dal punto di vista psicologico. Certo, per quanto riguarda il trattamento dell'obesità patologica, ci troviamo di fronte ad una patologia che merita un trattamento multidisciplinare. C'è un team che mi sostiene, quindi stiamo parlando sia un nutrizionista che una psicologa, che seguono i miei pazienti sia nel percorso preoperatorio, quello che prevede un approccio preliminare prima dell'intervento chirurgico vero e proprio, fino ad arrivare poi all'atto chirurgico, nel momento in cui si affronta un percorso invasivo, cioè quello proprio di un vero e proprio intervento chirurgico, un'operazione all'interno durante la quale viene anche modificata l'anatomia in modo da poter determinare una riduzione di quello che è l'approccio, comunque l'apporto di cibo e di calorie che il paziente assume con la dieta, ma anche una modifica di alcune caratteristiche del tratto gastroenterico che gli permettono di perdere peso con meccanismi metabolici. Ok, abbiamo qui un'immagine, un caso che una paziente, la vediamo nella foto 1 e la vediamo nella foto 2. Non è cambiata soltanto di corpo, ma è cambiata anche di viso, ma soprattutto l'espressione della felicità, che esprime anche un sentimento personale di sollievo, di un passato fatto di grandissime frustrazioni. Quanto tempo ci vuole per realizzare un miracolo del genere? Quindi che è un miracolo, che è un miracolo, ma è un'operazione chirurgica, un intervento chirurgico legato ai problemi dell'obesità. Sì, in questo caso in particolare i risultati cominciano ad essere apprezzabili già dopo i primi mesi dopo l'intervento. Ecco, questo che vediamo in foto è un risultato raggiunto nel giro di 8 mesi. Ma anche con un'operazione chirurgica? Anche con un'operazione chirurgica che prevede anche un percorso riabilitativo, anche nutrizionale, post-operatorio, che serve a traghettarla dal peso iniziale che vediamo nella prima foto fino alla seconda foto. Che dove... tipo di operazione chirurgica ha fatto? Allora, questa particolare paziente ha eseguito un intervento di mini bypass gastrico, che è un intervento che prevede una riduzione dello stomaco a formare un tubulo all'estremità del quale viene suturata un'ansa dell'intestino che si trova a 2 metri di distanza, quindi garantendole anche una componente malassorbitiva. Ok. Che possibilità c'è che la paziente ritorni a essere come prima? Dunque, in tutti gli interventi di chirurgia bariatrica, ovviamente il percorso post-operatorio prevede anche un cambiamento totale dello stile di vita. Ovviamente non si devono più ripetere gli stessi errori che hanno portato all'obesità patologica. Questo perché evidentemente qualsiasi tipo di intervento in quel caso potrebbe fallire. L'obiettivo è appunto prepararla a raggiungere questo risultato e soprattutto a mantenerlo costante nel tempo. Quanto costa un'operazione del genere? Nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle condizioni ben precise, dei criteri che il paziente rispetta, che sono quelli dettati dal Sistema Sanitario Nazionale, l'intervento viene appunto passato in convenzione dal Sistema Sanitario. Ok, se invece uno non passa dal Sistema Sanitario? L'intervento può essere eseguito o privatamente o attraverso le assicurazioni, oppure totalmente privatamente. Di che cifre stiamo parlando? Parliamo attorno tra i 10 e i 12 mila euro. Che differenza c'è tra una persona che sceglie di curarsi affrontando il problema dell'obesità o persone che decidono di curarsi attraverso addominoplastica piuttosto che operazioni chirurgico-estetiche di riduzione di masse grasse, le cosiddette liposuzioni o robe del genere? Sì,
Diciamo che ecco, l'addominoplastica o la liposuzione sono interventi di chirurgia plastica, per cui hanno prettamente un aspetto estetico, servono appunto a ridurre l'eccesso di tessuto adiposo, l'eccesso di pelle, senza però andare a modificare le caratteristiche anatomiche e anche le caratteristiche di assorbimento del cibo. Questo ovviamente può dare un risultato iniziale apprezzabile, ma col tempo può riportare il paziente appunto alla condizione iniziale. Diciamo che generalmente dopo questi interventi di chirurgia bariatrica, quindi di trattamento chirurgico dell'obesità patologica, ovviamente riducendosi il peso, si trovano delle situazioni in cui il paziente può aver bisogno, ecco, in un secondo tempo, di una chirurgia ricostruttiva per evitare anche la cosiddetta pelle cadente e in modo da dare anche una armonia nella figura. Possiamo dire oggi che il grasso non è bello, è sbagliato il body shaming, ma è sbagliato anche chi vi critica, perché una persona grassa non è salutare e non è bella, poi c'è differenza tra ridere e criticare o giudicare o imporre. Però io sono dell'idea che il grasso va curato e che dottori come lui devono essere più visti, più comunicare e non hanno spazio all'interno magari di comunicazione importante per avere una società migliore, perché come sappiamo in America la maggior parte della popolazione soffre di questa malattia. A proposito, guardando la foto di questa persona, chiudiamo qui questo intervento per capire l'importanza di un trattamento, di una cura quando si hanno problemi di obesità, è una lettera che ha scritto questa paziente al dottore durante il suo percorso, che vi leggo. Mi chiamo Federica e ho 34 anni. La mia infanzia è stata segnata dalla separazione dei miei genitori quando avevo 5 anni e a scuola ho sempre avuto l'impressione di essere diversa. Con l'adolescenza il mio corpo ha iniziato a cambiare, senza capire perché. Ho iniziato ad aumentare di peso. Più il mio corpo cambiava e più mi sentivo diversa. Ma l'unica mia reazione era mangiare. Non sto a spiegare il motivo. Mi sentivo diversa in tutto e forse lo ero. Diversa per il mio aspetto fisico, diversa perché mi piacevano le ragazze. A un certo punto sono arrivato a pensare che avere quel grasso in eccesso fosse l'unico modo per espiare le mie colpe. Subire umiliazioni, solitudine e discriminazione, forse era l'unico modo per potermi sentire accettata. Ho vissuto così tutta l'adolescenza, sentendomi inadeguata e derisa. Volevo essere accettata, ma l'unico risultato che ho ottenuto è stato solo nascondermi, non riuscendo ad essere me stessa finché non ho superato i 100 kg. Non so cosa mi è caduto dentro dopo quel fatidico numero, ma ho incominciato a informarmi come poter far perdere peso. Avevo già provato molte diete in passato e ogni volta recuperavo il peso perso, come abbiamo detto prima. Cominciavo ad avere paura perché avevo letto che l'obesità aumenta il rischio di malattie cardiache e in famiglia ci sono stati casi di malattie cardiache e di diabete. Ormai avevo perso ogni speranza finché un giorno non sono entrato a far parte di un gruppo Facebook in cui si parlava di interventi chirurgici per l'obesità, per curare l'obesità. È stato lì che ho sentito parlare molto bene di un giovane chirurgo, il dottor Federico Messina, che fortunatamente visitava anche studio, poco distante da dove abito. Durante la prima visita ero molto agitata, ricordo di aver riempito di domande il dottore, ma allo stesso tempo ero determinata a intraprendere questo percorso. La mia svolta è stata dopo l'intervento di mini bypass gastrico. L'ago della bilancia è sceso. Oggi mi sento una farfalla. I dolori e la fame insaziabile sono un ricordo, ma la battaglia durerà per tutta la vita. Può sembrare strano, ma dopo aver perso tutti questi chili è successa una cosa bellissima. Mi sono guardato allo specchio e ho notato che il mio corpo è tornato mio, non è più muto come prima. Si riappropria di gesti naturali come accavallare le gambe, fare la mola nella posizione che preferisci, percorrere una salita senza fatica. Questo intervento mi ha cambiato la vita. Sono arrivato a pesare 56 kg e la mia vita è nettamente cambiata e devo ringraziarti. Il chirurgo, dottor Messina, medico preparato e molto professionale, ma soprattutto, ed è quello che conta, persona umana e presente. Perché oggi dire che il grasso bello è sbagliato, secondo me il grasso va curato, e quindi abbiamo uno dei maggiori esponenti.